Carissime amiche e carissimi amici, buongiorno dal vostro caro giocherellone, il vostro caro amico, il vostro caro streamer che oggi vi porta addirittura Top Racer Collection. È un gioco molto molto gradevole, dobbiamo dire la verità, un gioco molto molto bello che oggi vi voglio far vedere. Pensate un pochettino, andiamo avanti, premiamo Start, andiamo, abbiamo modalità Arcade, Online, Option, Extras, ovviamente l'abbiamo già viste nel precedente titolo, cioè selezioniamo Top Racer 2, gioco uscito praticamente, pensate un pochettino, in versione. Andiamo a scegliere un empty slot, iniziamo subito a giocare, in una versione chilometri, a miglia, chilometri, chilometri orari, perfetto, automatico il manuale, il cambio, iniziamo subito a giocare. Gioco, sentite che musica? Mamma mia, musica di altissimissimo livello, però ha un unico grande difetto, dobbiamo dire la verità, è un po' troppo alta. Quindi andiamo ad abbassare questa mitica musica per non fare troppo casino, dobbiamo dire la verità. Possiamo comprare, vedete ragazzi, l'unico engine che possiamo fare comprare è questo. Pensate un pochettino, iniziamo subito quindi a giocare. I caricamenti di gioco sono questi ed eccolo qua. Ovviamente, come potete vedere, il titolone è di molto ovviamente aumentato, vedete, 3 2 1, via praticamente, e non ce la facciamo, vai avanti praticamente, non riusciamo a partire, ragazzi, non riusciamo a partire. Possiamo mettere praticamente la prima, quindi andiamo avanti da questa parte qua, iniziamo subito, non funziona praticamente questa cosa qua, mettiamo ovviamente la prima marcia e forse dobbiamo andare avanti, ragazzi, non funziona, non si parte in questo gioco, non si parte. Sì, ok, perfetto, come si fa a partire praticamente questa parte qua, vediamo un pochettino, andiamo avanti. E mamma mia ragazzi, subito la quarta, crash and burn, e alla faccia della macchina automatica praticamente. Che devo fare praticamente qui sopra, che cosa sta succedendo ragazzi qui sopra? Subito ovviamente in Top Gear, non riesco a capire. Sì, ho capito tutto quello che vuoi, bruttarella la situazione, perché non abbiamo la possibilità, vedete ragazzi, di andare ovviamente ad andare avanti. I comandi dove sono ragazzi? Vedete, un po' brutta sta situazione, dobbiamo dire control, ecco qua, acceleratore Y, nitro B, break, che razza di comandi, dobbiamo dire la verità. Perfetto, torniamo quindi indietro, vedete, perfetto, andiamo via, perfetto, andiamo ad applicare e poi subito o continuare, quindi con Y andremo a fare. Io farei una cosa, andrei nella campagna menu e andrei praticamente a ripetere praticamente il percorso. Andiamo a vedere perché Top Gear merita molto Top Gear. Andiamo ovviamente da questa parte qua e andiamo quindi a continuare e quindi ci spostiamo da questa parte qua, vediamo un pochettino, 3 2 1, e andiamo avanti praticamente. Vedete un pochettino la mitica corsa ragazzi a Top Gear 2, veramente che macchina stupenda, guardate che grafica, veramente bellissima, ed è tornato il Super Nintendo, addirittura ci mandano anche a quel paese, dobbiamo dire la verità. Vedete un pochettino, stiamo attenti questo, guardate quante macchine ci sono ragazzi, e mamma mia, la grande nitro che viene qui sopra accesa addirittura, come potete vedere, e subito cerchiamo ovviamente di arrivare a fare qualche cosa ragazzi, di arrivare a fare qualche cosa. Guardate qui sopra cosa sta succedendo su questo canale, veramente incredibile. Top Gear 2, un gioco veramente meraviglioso, fantastico, che ci sta facendo vedere veramente qualcosa di assurdo. Le grandi gare a Los Angeles addirittura, dove andiamo ovviamente a correre, vedete un pochettino, andiamo a cercare di andare oltre praticamente quello che è la parte ovviamente maggiormente carismatica di questo incredibile prodotto. Stiamo attenti perché dobbiamo andare praticamente da questa parte qua, vedete, perché dobbiamo vincere praticamente la grande banzaino, quindi andiamo praticamente qui sopra, dobbiamo stare attenti perché ragazzi siamo 14esimi e non siamo in pochi, perché il vostro caro amico il giocherellone vai qui sopra col banzaino, vai a utilizzare la nitro addirittura, quindi ce ne andiamo quindi da questa parte qua, vedete un pochettino, e ci spostiamo quindi qui sopra, quindi andiamo quindi da
qui su, mamma mia, la macchina rotante. Avete visto, ragazzi, che mitica rotazione, la mitica rotazione qui sopra. Siamo attenti, siamo sui 124 km/h, quindi non stiamo andando, mamma mia, poco. Mamma mia, guardate qui sopra, grande ovviamente accelerazione. Andiamocene quindi qui sopra e vediamo un attimo che cosa fare, che cosa, mamma mia, mamma mia, mamma mia, guardate qui sopra la grande stradina, la grande stradina qui sopra, che cosa va a compiere. Mamma mia, il traguardo, il traguardo. Due giri, mancano due giri a questo mitico Top Racer 2. Mamma mia, ragazzi, è qualcosa, qualche pista incredibile. Pensate quando uscirono questi giochi, in realtà Top Racer della Kemco era praticamente un gioco che faceva riferimento a Lotus Turbo Sprite di una mitica casa, addirittura. Pensate un pochettino, una mitica casa, uscito per Commodore Amiga, Atari ST, i computer a 16 bit di fine anni 80, e poi uscì praticamente anche per i sistemi, le console a 16 bit come il Sega Mega Drive. Quindi pensate un pochettino, la Kemco quindi scelse praticamente di sfruttare il filone di queste tipologie di videogiochi, che ovviamente utilizzavano una modalità grafica che si era già vista nei titoli Sega praticamente, e andò praticamente a creare la serie di Top Racer, che vanta praticamente, se ben ricordo, ben 5 o 6 episodi, e quindi non male, addirittura episodi tridimensionali, non vorrei dire una sciocchezza. Sicuramente in questa collection ce ne stanno 4, ma sono tutti bidimensionali, come potete vedere. Attenzione ragazzi, che qui si gira, mamma mia, qualcosa di assurdo, veramente assurdo, veramente. Stiamo parlando di qualcosa di veramente incredibile. Top Racer, race over, è finita la gara. Abbiamo fatto una brutta situazione, ma ovviamente adesso andremo praticamente nel main menu. Possiamo vedere anche gli altri percorsi, campagna, qua facciamo un quick racer, quindi una gara veloce, dove possiamo scegliere ovviamente la difficoltà praticamente del gioco, auto ovviamente, ma automatico. Vedete un pochettino, ci sono vari percorsi come quello dell'Australia, però le macchine che noi andiamo a pigliare sono sempre le stesse, ragazzi, quindi non c'è una varietà. Però vedete, possiamo comprare praticamente il super motore, possiamo comprare quindi il super motore qui sopra. Vedete ragazzi, questo super motore è addirittura questo, quindi in base ovviamente al nuovo, addirittura possiamo scegliere, vedete ragazzi, pensate, con questo super motore poi possiamo scegliere varie tipologie, dry tires, wet tires, addirittura vedete le gommone praticamente da questa parte qua, perché è un quick racer, perfetto. Quindi abbiamo soldi praticamente illimitati, quindi c'è, rispetto ovviamente alla modalità arcade, vedete ragazzi, e quindi la nitro, quindi andremo a mettere tutto al massimo. Pensate, pozzate armor addirittura per evitare le botte, rear armor, mamma mia ragazzi, incredibile, il front armor addirittura, quindi possiamo andare ai paint shop, la pigliamo gialla praticamente, e iniziamo subito quindi a giocare, perché abbiamo scelto di personalizzare la nostra auto, tendenzialmente andando a utilizzare al massimo, vedete un pochettino, le nostre grandi caratteristiche. Player A, vedete un pochettino, 3, 2, 1, andiamo via, mamma mia ragazzi, ed è iniziata la velocità. Vedete, infatti andremo sempre più veloci in base ovviamente nella modalità carriera. Praticamente abbiamo la possibilità, vedete ragazzi, di andare a personalizzare con le varie vincite la nostra autovettura, quindi renderla tendenzialmente sempre più potente, sempre più indistruttibile. Nella modalità quick race invece noi abbiamo dei soldi quasi limitati, quindi possiamo comprare a raffica ovviamente tutti i benefici di un'autovettura, e quindi personalizzarla prima ovviamente di partire. Questa ovviamente è la cosa più bella di questo giochetto. Praticamente fatto un pochettino, abbiamo attivato la nitro, quindi andiamocene praticamente qui sopra. Vedete un pochettino qui sopra cosa sta succedendo, e ci spostiamo da quest'altra parte qua. Andiamo qui sopra a cercare di attivare, vedete un pochettino, la nitro, e ce ne andiamo quindi da quest'altra parte qua. È una situazione sicuramente molto molto piacevole, e attenzione ovviamente a questa parte qua. Ce ne andiamo di qua ancora, andiamo avanti praticamente qui sopra. Mamma mia ragazzi, è qualcosa sicuramente di fenomenale, e che bombolone ragazzi, andiamo subito a utilizzare praticamente la nitro, praticamente da queste parti qua, vedete, e andiamo
davanti, praticamente in quest'altro luogo dove possiamo andare, mamma mia, qui vedete, possiamo andare a cercare mamma mia. Quindi cerchiamo ovviamente di andare quindi da questo, in questo luogo. Mamma mia, come non ci fa passare. Filiberto non ci fa passare, che grandi colpi. Addirittura qui sopra ce ne possiamo andare. Stiamo attenti ovviamente da quest'altra parte qua. E dobbiamo poi dopo... Ah, proprio in faccia praticamente, ragazzi, vedete, proprio in faccia. Andiamo a cercare di utilizzare un'altra nitro, perché abbiamo comprato un super contenitore delle nitro. E possiamo andare... mamma mia, che cosa sta succedendo qui sopra, ragazzi. Il grande bombolone, ho finito le nitro, quindi noi devo, mamma mia ragazzi, guardate che quella velocità di questo gioco. Oltretutto pensate, questo gioco originariamente esce per Super Nintendo, quindi la Kemco disse anche il Super Nintendo può fare un gioco del genere in stile Lotus, e adesso lo dimostrerò io con i miei grandissimi programmatori, ti dimostrerò praticamente che questo gioco può essere fatto. E siamo arrivati primi, ragazzi, grande vittoria del Joker e Lune, una vittoria sicuramente all'ordine del giorno. Voi lo sapete, vedete, dopo intesa termina una corrida in primiero, io ho qualificato, siamo stati qualificati, siamo i campioni del mondo, veramente abbiamo vinto praticamente. Che dirvi, ragazzi, quindi in conclusione Top Racer 2 sicuramente un ottimo titolo che fa il verso sicuramente a titoli praticamente della serie Lotus, però ovviamente porta su Super Nintendo, in questo caso nella versione PC, un classico del genere, una bellissima collection fatta da ben 4 giochi al prezzo praticamente di uno, forse un po' troppo elevata come prezzo, viene venduto a circa 20 euro su Steam. Va bene ragazzi, fatemi sapere se lo comprate, se lo avete, praticamente che cosa ne pensate di questo gioco. Io aspetto i vostri commenti. Intanto il giocherellone vi saluta e vi dice che ovviamente se vi piacciono i suoi video potete iscrivervi, abbonarvi, mettere mi piace, condividere il video e commentare. Quando attivate la campanella per ricevere le notifiche, cliccate sulla campanella stessa e mettete tutte le notifiche. Se avete Amazon Prime, l'abbonamento su Twitch è gratuito, mentre i costi dell'abbonamento su YouTube sono veramente bassissimi. Detto questo, gli altri social network che giocherò mi trovate in box informazioni. Vi consiglio WhatsApp, Telegram, Discord, pagina Facebook, blog, TikTok, ma ovviamente c'è anche il negozio con ben 207 gadget in 3 varianti, il link a Instant Gaming dove potete comprare videogiochi a prezzo iper scontato, e in più ovviamente se volete comprare uno dei miei libri attualmente pubblicati su Amazon potete farlo cliccando nella descrizione di ogni video, cliccare sui link e verrete riportati praticamente ad Amazon, dove potrete comprare i libri in formato cartaceo del giocherellone, e se avete Amazon Kindle Unlimited potete addirittura leggerli gratuitamente. Più di questo, ragazzi, il giocherellone ovviamente è sempre pronto a migliorarsi, sempre pronto ovviamente a portarvi il massimo intrattenimento international sus addirittura, e vi saluta e vi aspetta sul suo canale quando tra pochi minuti. Ciao a tutti e a tutti.